Questo è un momento di grande stress e preoccupazione, perché anche se tutti gli operatori che stanno lavorando intorno alla scultura sono dei professionisti, ci può essere sempre un incidente, l'aspetto imprevisto. È un momento di grande attenzione per tutti quelli che sono qui presenti e, diciamo, sinceramente non vediamo l'ora che la scultura sia portata in fonderia e stia lì tranquilla, finalmente in una posizione sicura. Il nostro intervento è stato principalmente di curare nei minimi particolari la traslazione dell'opera dal chiosco interno del Palazzo di Giano fino alla corte esterna e l'alloggiamento finale sul nostro autocarro con gru per poterlo portare nella sua sede definitiva. Tutte le operazioni sono andate nel modo migliore e comunque ancora dobbiamo fare della strada, perché adesso l'opera deve essere montata sul camion e deve arrivare nel luogo del restauro, quindi ancora abbiamo da preoccuparci un altro po'. La sensazione è quella del timore, del tremore, dell'apprensione, ma anche della magia di vedere sulla soglia di questo palazzo, che l'ha ospitato per decenni, il miracolo di Marino Marini. È una delle opere più celebri, certamente a Pistoia, ma nel mondo, tra le più significative, anche perché ebbe la ventura di trovarsi collocata nella più degna cornice cittadina, in Piazza del Duomo, prima di essere accasata nell'atrio monumentale di questo straordinario Palazzo di Giano. Voglio sottolinearlo, mi pare giusto ed importante farlo, al Rotary, che ha deciso, d'intesa con il Comune, con la sovrintendenza, di donare nuova vita con un restauro e una pulitura adeguata a questa straordinaria esperienza artistica. È significativo anche che questa vicenda si svolga con imprese tutte pistoiesi. Questa fase delicatissima del trasporto avviene grazie ad un'impresa specializzata pistoiese, la Bottega d'Arte, che accoglierà nel suo laboratorio per il restauro l'opera, e a Sant'Agostino, un'altra impresa pistoiese nota in Italia e a livello internazionale, ritornerà il miracolo subito prima delle feste natalizie, come un regalo alla città. Marino Marini vive due guerre mondiali. Assiste innanzitutto, dopo la guerra, alla disperazione della gente a Milano. A Marino viene bombardato lo studio e l'appartamento di Milano. Fugge prima in Brianza, poi fugge a Locarno dai genitori della moglie. E negli anni 50 subisce l'ansia della bomba atomica. Dopo la guerra, questo uomo seduto in estasi, direi, sul cavallo nella collezione di Peggy Guggenheim, cade assieme al cavallo in una specie di catastrofe. I suoi cavalli non sono più sereni, gli orrori della guerra li fanno diventare spigolosi, le forme diventano più geometriche con il cavaliere che sta per precipitare da cavallo. Diventa tutto tragico nel dopoguerra. Questa natura non si trova più d'accordo con l'uomo. Allora, cosa accade con questa statua? L'uomo cade
sembra parassitico perché non riesce a staccarsi dal cavallo. Il cavallo stesso è in agonia. Le forme del miracolo diventeranno ancora più disgregate, più spigolose, diventeranno delle forme senza forma. Marino Marini, per tutti Marino, nasce a Pistoia il 27 febbraio 1901. Ha una sorella gemella, Egle, che diventerà la critica più importante della sua arte. Si iscrivono tutte e due all'Istituto di Belle Arti di Firenze, dove rimangono alcuni anni e dove Marino si iscrive subito, stranamente, al corso di disegno di Galileo Chini. Si avvicinerà alla scultura solo in un secondo tempo, frequentando i corsi di Domenico Trentacorte. Vive come uomo del Mediterraneo, nei suoi paesi di nascita toscano, significa che l'arte etrusca era nel suo sangue. Marino viaggia moltissimo, in particolare al nord Europa, perché secondo lui c'è un grandissimo contrasto fra i cieli del nord e il sole mediterraneo, che a lui si confaceva moltissimo. A Parigi incontra i più grandi del periodo, Carrà, Campigli e lo stesso Picasso, con cui diverrà molto amico. Era un uomo moderno come allievo di Arturo Martini e quindi questa combinazione fra l'antico e moderno nella sua opera lo rende veramente un gigante della cultura del Novecento. E ritengo che proprio il miracolo, questo uomo che cade da un cavallo, è al centro, è forse il motivo più forte di tutta la sua carriera. Oggi è stato un giorno molto importante perché abbiamo diviso le varie parti che componevano la scultura, cioè la scultura vera e propria, dalla sua base in bronzo e dalla base in ferro, e ci siamo resi conto che la situazione era molto peggiore di quello che pensavamo. Abbiamo visto che i perni che collegavano il basamento di bronzo al cavallo, perché l'opera è stata fatta in due sezioni, diciamo, cavallo separato dalla base, abbiamo constatato che questi perni erano completamente distrutti. La scultura era collegata alla sua base con quattro chiodi in ferro, di cui tre erano completamente arrugginite e il quarto si è tolto immediatamente appena si è provato ad alzarla. Quindi è stato deciso di creare un'armatura di rinforzo di acciaio inossidabile, una croce all'interno del cavallo con una placca inserita sotto la base di bronzo. Tutto per dare solidità. In più è stato collegato il tutto alla base che noi abbiamo costruito ex novo, e tutto collegato al pavimento, quindi la solidità massima che si può ottenere. Il lavoro è stato fatto con grandissima professionalità e quindi adesso ci sarà un momento di riflessione per tutti noi per decidere quale sarà la soluzione migliore per ricollocare la scultura nella massima sicurezza. Rotary Club è intitolato a Marino Marini. Il miracolo che è stato scelto sembrava fatto apposta per essere l'obiettivo delle nostre attenzioni, delle nostre cure. Questo bronzo che a colpo d'occhio sembrava
pieno di salute, era pieno invece di difetti, di guai del tempo. E qui la Fonderia Salvatori, la sovrintendenza, l'Opificio delle Pietre Dure, c'è stato un grande collage di opinioni che hanno poi portato a un intervento indovinato da un punto di vista di misura dell'intervento. Gli stessi operatori hanno partecipato sicuramente a livello non solo professionale altissimo, ma anche emotivo, e questo aggiunge un valore all'intenzione che avevamo di far ritornare visibile un miracolo, e siamo davvero soddisfatti del risultato.